MusicVine is the essential music licensing platform for pro filmmakers. Discover the world's top composers and songwriters with industry-leading search tools that speak your language. If you need music for pro video, visit MusicVine.
Sì, ok, fan e poi Q. Bene. E lui dice, l'altro dice, allora, ehi tu, dimmi, fan cool. E lui, assort. Ah, non era inglese. No, non capiva l'inglese, Ah. l'italiano. Oh no, non riesco a accendere l'overhead. Overhead. Che aereo è? Triple seven. Ma te lo spiego io come si accende Ah, ecco, l'overhead. trovato, trovato. Allora, ma i Perché flaps ti funzionano? se... No. Esatto. Riuscivo a capire dove cazzo è che si accendeva, perché è tutto nero. Ah. Per le light. Allora. Allora, siamo tornati live, ma non mi funziona il Phoenix adesso. Che cavolo li prende? Dei passi in avanti, noto. Due passi in avanti e uno indietro col sistemi. Ok, boh. Charlotte. Il vice 05 number switch to Unicorn. Assolutamente, se non c'è anche tu che si dice un po' vado Che io. Dico, fan cool. sanno, ma che lingua ho messo? Ma che è magari è? No, italiano. Si sa. Ok, ce l'abbiamo fatta. E rieccoci tornati. Rieccoci tornati. Allora, colleghiamoci. E adesso è il momento della verità, ragazzi. Momento della patata. Beh, oddio. Momento della verità. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Scusate. Mamma mia. Mattina mi sono svegliato. Ti ho trovato a G-Bin. Devo preoccuparmi allora. No, nel senso non. Oh. Siamo pronti per l'attacco. Proviamo con un radio check, 119, 250. Dice che ci risponderanno? Prova, prova, prova a fargli un wè. Facciamo un radio check. 119. L'immagine. Com'è che si chiama questo? Catania Radar. Bene, Catania Radar addirittura, ma dove? Su Bazzi? No. Si va? Proviamo. Un esperimento. Che stand è questo? Che già non mi ricordo. Questo sono 1726. Catania Radar, good evening, ITR 1726 in Catania, radio check. Non ho sentito un cavolo. 07 abbiamo a pari.
Catania Radar, Guitar 1726, I cannot read you, radio check again. Guitar 1726, ciao, buonasera, readability 5. Ok, Roger, redo 5x5 as well. Thank you, Catania Radar. Ok. Lo sentiamo. Guitar 1711, right on heading 180, descend altitude 3000 feet. Questo no, vediamo questo qui. Questo quando la giornata. 180, descend 3000 feet for Guitar 1711. I'll vector you through the localizer. I'll vector you to the localizer. Partiamo bene. Mamma mia. Hai voluto la bicicletta, adesso pedali. Ora pedale, esatto. Sì, sì, ma mi diverto io queste cose qua, cazzo, perché poi inizio a prenderle. Vabbè, vabbè, niente. Allora. Come umano lei? Allora, l'altro giorno ho fatto questo Zurigo Cagliari Zurigo, ve lo ricordate? Sì. È arrivato il controllo, un macello, turn left, turn right, turn left, porca miseria. Volevo atterrare, già non si vedeva niente dalla nebbia finta. Facciamo tutto veloce. Poi sei atterrato o ti sei schiantato? Ho atterrato, c'era neve, c'era ghiaccio, non so che cacchio era, se il simulatore simula anche il ghiaccio sulla pista. Scivolato, sono uscito fuori pista, ho fatto un macello. Questi ceri che sono rotolate fuori le teste, è un macello, ti dico la cosa. Ho detto ok, vabbè. E io pago. Che dovevi dire? E io pago. Che mi sa. Guitar 1711, descend 2000 feet. 2000 feet. Perché lei lo può fare? Perché io so io e voi non siete un cazzo. Che penso che di non aver mai impostato l'aereo così velocemente, caspita. Turn heading 090, Itaro 1711. Sapessi che Andrea non lo fa neanche quello. 090, Itaro 1711. Allora, facciamo sto test, dai, che ci divertiamo stasera. 351, 1711, you can resume left direct to Tokla, descend 2000 feet, clear there nav Zulu, runway 26, report established. Left to Tokla, Antonio. Report established, runway 26, Itaro 1711. Attento, aspetta che c'avevo la roba in cuffia, dicevate? Attento Andrea. Guitar 1726, avanti. Event manager io? Quando? Guarda a destra. Dove? No, mi scusi, Guitar 1726, to change push to talk button, sorry, thank you. Dove, scusami? No scudo. Problem. Event manager. Che event cacchio manager? Li metto? Non lo stai leggendo, fai vedere. E sulla destra, nella lista dei contatti di Ida. Ah, ok, nei canali? Ma da quando? Cosa c'è? Event manager sono io? Forse sono sbagliati. Forse quando mi ha dato quei ruoli ha sbagliato. Event manager ti ha messo. Oh Cristo. Il ruolo da event manager, social media manager. Ti ha rimosso il moderatore adesso. Meno male, almeno quello. Ti hanno rimosso da moderatore, adesso sei un event manager. Ma voi l'avete visto il nuovo blockbuster dei film che hanno rilasciato fuori al cinema? Si chiama La donna nuda con le mani in tasca. No. Cinque, nove.
Allora, dai. 2-6, dry, cinch, low, shield, packs, on, cinch, calculate. 30, 35, 35, 1. Sto facendo una prova, vedetela con me. Di Charlotte, ho scaricato la città. Vediamo se... 0368. P3D. Vai, simulare. Che non mi piace quella che c'è. Mettiamo sulla pista questa, Dio santo. Questa così decolliamo. Direttamente andiamo qui a Charlotte. Charlotte. Bella Charlotte. Praticamente no, però. Città è questa? Lo so. Città. Ah, Sydney, sulle destre 7 anni. Bene. Mi piace lo scenario di FS30 team, è tutto grizzato, tutto. Vabbè, in ogni caso. Torniamo ai parking brake release. Togliamo i flaps che mi danno fastidio con sto prossimo motore 2020, questi aerei debuggati. E decolliamo da Charlotte. È tutto gas, vediamo come la città. Oddio, oh mamma mia, va bene, dai. Carelli non ne abbiamo. And Italo 1726 request FL clearance to Rome Fiumicino. Vediamo se funziona. Ciao Italo 1726, buonasera. Pecod 5 Yankee departure. Runway 26, climb initially with level 130 and transponder 1235. Clear to Fiumicino, Pecco 5 Yankee Departure, runway 26, initial climb for level 130 and squawk, and squawk 1235, Italo 1726. 1726, read back, correct, push and start, are approved, QNH 1012. Che lendo serio. Push and start approved, Italo 1726. Adesso siamo. Minchia, già mi ha dato il push start approved. Mortecci. Dove vai? 9 nautic miles, siamo pronti per il top of descent. Il topo di discesa. Il topo di discesa, esattamente. Dai, non è male male. Perché quello che c'era di default non era in fotogrammeria, non so perché, ma Charlotte faceva schifo. Così dovrebbe essere un po' meglio, anche se non è ancora il massimo, ma un po' più verso est, dai. Già è molto meglio. Che ne pensi, Chubun? Non è male, non è male. Taro 1711. Beh, in effetti 1711, 10 miles touch down, wind 220 degrees, 10 knots, runway 26, clear land. Charlotte. Clear to land, runway 268, Tower 1711. Oddio, ma che è sta cosa? Lasciamo stare, che sai che cacchio sia quella cosa. Non male. Campo di... quanti stadi hanno? Hanno più stadi che palazzo. Quello di calcio, cacchio è. Questo di... no, di baseball sarà. Questo sarà di football americano. No, voglio mettere di notte. Vabbè. Ma di notte mi piace come dato che fa buio. Aspetta, scusa, non può essere. Perché siamo al buio di notte. Fammi capire. Madre de Dios. In che senso siamo al buio di notte? All station Catania is unfortunately closing. Thank you very much. See you next time. Ciao, alla prossima.
che sta chiudendo. Ciao, grazie. Thank you, bye. Ciao. Svegliato. No, non dirmi che ho fatto Roma ciao. Per niente, bro. Roma ciao. Ma per niente proprio. Scusa, che te ce l'ho buio che è. We are ready for pushback. No, no, no. Tranne che si devono illuminare qua, aspetta più vicino, mi sembra strano così. Captain speaking. Departure check completed. Bypass pin inserted. Captain speaking. No, ma non ci siamo. Ma alla fine Martin è atterrato oppure... Non lo so, vedi se c'è qualche notizia su Sky TG24. Porca troia. Questa era brutta, eh. Questa era proprio brutta, cazzo. Locking gear. Dimmi. Sono quelli con la martella, vero? Quelli sono quelli con la martella? Minchia, e fammeli, dai. Ah, non mi piace sto fix, allora c'è un problema. Allora andiamo. Veniamo a noi. Ora contattiamo questo qua della... Ora abbiamo... 31 32 15 Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Questo qui va bene, ma c'è un problema con le luci. Quasi scaricherei invece questo. No, 25 maggio. Inizio a fare this, ma di notte. Non lo sa ne capire. Aspetta, aspetta. You are either a very good evening, Emirates. 614 heavy with information November request alpha clearance. C'è più lento. Clear to Islamabad via the Ebru One Golf departure, maintain 4000 squawk 0526 Emirates 614. Minchia sei finita se la mappa di Cristo. Dimmi che lo fai apposta, GB. We will report for push and start information November 614. Ma che ci fai se la mappa? Oh, we will check the Oscar and Kenichi 1019 for him at 614. Ok, hai detto Andrea? Che se ci fai se la mappa? No, vado a Islamabad. In Iraq, no, in Iraq. No, in Pakistan. Ah. Pakistan. Starting engine number 2. Però poi ci arresteranno a tutti. And 2. Oh, se ci danno il 2104 va bene. Ce lo danno a vita pure io, me lo accolgo. 1200 euro a vita. E che poi non può lavorare, quindi... Ma chi vuole lavorare? Ah, 1200 euro ve li faccio bastare, tranquillo. Pressure is rising. E ti danno pure una casa, io... Devo rubare 1400 io. Dalla City and Answers. Ma fai il lavoro in nero? Cazzo te ne frega.
quanto? Anche se farlo avrete 4-500 euro al mese Italia, al sud tipo ci lavori. Ma com'è? C'è questa legge, no? Qua in Italia che se entri in una casa di qualcuno potrebbe puoi dire che quella casa adesso è mia. Vabbè, sì, cioè no, praticamente no, però bisogna... cioè, se, per esempio, succede che se entri in una casa popolare che è disabitata, o... No, ma qualsiasi casa, sì, una casa popolata, cioè, è una... Deve io c'è una casa giù in Sardegna, qualcuno entra lì dentro, mentre no, che io e non come ci fai sono. A dire, no, beh, no, vabbè, sì, ma no, cioè, non penso, no. Cioè, non credo, non... Se no finirebbe qui alla... Unlocking gear. No, alla buona, che la rende una casa di... Ci rubo la casa e dico... Andavo giù a Milano, aspettavo un attimo che Berlusconi esce fuori dalla sua villa. Entro io. No, è con Berlusconi non vale. Con Berlusconi non vale. Se sei normale, sì, vale. Se sei un cittadino, se Berlusconi no. Se Berlusconi ti può fare le minorenni, ti può fare rubare tre quarti di tanto, c'è nulla. Sono entravo dentro e dicevo, Tana mia, è mia adesso. È arrivata la notizia in Svizzera che sta arrestato Matteo Messina Denaro. Sì, no, in Svizzera no, no, non ne parlano tanto dell'Italia, soprattutto non si parla più di tanto. Si parla all'inizio della Meloni, che si dicendo, quella lì è... ma per chi parla sempre delle fighe va bene, però, eh? Vabbè. I svizzeri sono molto invidiosi dell'Italia, ma molto. Sì? Perché? Sì. Dico, ma voi italiani là così non sapete lavorare, roba varie. Allora dico io, senti un po', Ciccio. Chi ha costruito il tunnel del Gottardo? Che cos'è il tunnel del Gottardo? Il tunnel del Gottardo è il tunnel che... Un grandissimo tunnel che collega la Svizzera all'Italia, che possono passare le macchine. Negli anni 50, se non sbaglio, l'hanno costruito. Quanti italiani ci hanno lavorato? La maggioranza degli italiani e dei lavoratori erano tutti italiani. Vabbè, gli italiani non è che non lavorano. Lavorano, quando lavorano, lavorano bene. Il problema è che se potrebbero non lavorare, non lavorassero. Cioè, quando senso... lavorano. Catania Traffic, Italia 1726, taxi Holy Point, Golf Run 26 via Alfa, Catania Traffic. Quando l'italiano deve fare una cosa, no, la fa pure bene. Quando se la può scavitare, diciamo, quando se la può evitare, se la evita, diciamo. Non è che... Poi fondamentalmente... Non è dell'Italia, è l'italiano, Stefano. Sì, ma... È il simmer italiano. Cioè, l'Italia non si può governare, secondo me. Io non credo che mai nessuno riuscirà a governare l'Italia e mettere la cosa più... Perché si vede anche nei gruppi di volo, cioè non lo puoi governare, è ingovernabile. Ognuno fa per i fatti suoi. Ma da sempre, da sempre, qualsiasi governo, qualsiasi... Sì, ma più che altro sono invidiosi, dicono voi no, cosa avete fatto, cosa avete fatto. Però che cazzo hanno fatto? Abbiamo fatto la 70% abbiamo fatto noi la storia dell'umanità. Dio santo, che hanno fatto? Li svizzano quattro panche lì, e sono fortunati per quelli. Io gli dico sempre lì, svizzerotti cominciano a parlare così, dico io, ehi, senti un po', il primo straniero che viene in Svizzera chi era? L'italiano. Poi sono venuti gli altri, e grazie a noi stranieri che siamo venuti a lavorare, abbiamo fatto i lavori dei cantieri, cioè i nostri padri, i nonni, i lavori di cantiere, robe varie. Voi dove eravate? Stavate nell'ufficio per mettervi il dito nel culo. Detto, se noi non eravamo venuti a quest'ora qua a portare un pochino di cultura, un pochino come si mangia e non soltanto la raclette e la fonduta, a quest'ora qua eravate ancora sulle alberi a mungere le mucche. Quelle date rimaste così zitti, non ho detto più niente. Però quando cacchio è buona la raclette e la fonduta. Ma è buona, non lo voglio mettere in dubbio. Non devo mettere in dubbio. Sì, no, sto scherzando. Ma sui voucher c'è sempre contact me da parte degli Etsy o no? Che cos'è questo? Mamma, che esperimento! Che esperimento! Guardate che bella grafica davanti, sto entrando per pari. Entrando.
Ma questo dove sei? Sei la Charlotte, Andrea? Charlotte. Voglio vedere se ho in questo nuovo update, in questo nuovo coso add-on che ha messo le luci di notte. Adesso vediamo subito, va. Sì, ma prendete un aereo un po' più veloce. Catania Traffic, Terra 1726, le nappe take off runway 26, Catania Traffic. Beh, già sembra un passo in avanti, almeno vogliono tutto il buio, qua almeno due luci di vento. Oddio, insomma. Vabbè, meglio di niente. Sai cos'è G-Bin? È che più abbiamo e più vogliamo. Fatti. Cioè io due anni fa, quattro anni fa, vedere una cosa del genere, io... Invece ora mi sono messo la donna per avere dei palazzi migliori e mi lamento che in effetti, perché in effetti non lo è, non sono illuminati questi grattacieli di questa donna che ho messo. Cioè, ecco. Se zoom indietro no, vedi? Se metto così però sì. È lo stesso discorso che si faceva prima, Andrea. Chi ha tanto vuole ancora di più. Esatto. E non si, non sa, non vede il bicchiere mezzo pieno. Ciao Luca. C'è un allineamento. Buonasera. Ciao Luca. Oh Luca, sto provando i valori. Oh Luca, ma saluta cazzo, un po' di educazione, no? Non so. Ma io saluto sempre, solo che a volte non vengo mai sentito. Non hai voce in capitolo, devi farti sentire di più, Luca. C'è qua, guarda, compro un megafono. Prendi il pene e mettilo sul tavolo. Sì, no, lo sbatto sul tavolo. Sì. Forti per sempre. Fagli sentire tutti. Così sentite solo me, sentite. Ecco. Manor Fax 68, allora. SRS, Climbing Up Blue. Ragazzi, voi cosa avete fatto oggi? Ho fatto il volo Seoul. Abbiamo volato in Cina. Ci ho fatto giusto 9 orette di volo. Porca! No, dove sei andato? Dove andare tu a Gran Canaria? Roma Tenerife, Tenerife Roma. Ah, hai fatto pure il ritorno? Certo! Ecco perché. Minchia. Anche se ti pagassero. Hai visto? No, comunque evento bellissimo, hai laggiù. Ma guarda, veramente bello. Esatto. No, perché sono sempre organizzati meglio loro. Di Bin? Guarda. Non è male. Vedi quello rosa? Quelle dove sono plazzo degli scambisti. Quello blu cos'è? Quello dei gay? Cos'è? Sarà quello dei gay, cioè. Uno per i due uomini e uno per le donne. Andiamo a Toronto. Toronto! Che devo andare a testare. Vabbè, prendo un aereo più veloce. I grattacieli di Toronto. No, che sono di default, non mi sa. Sono aeroporti dentro Toronto, che non si che quello è lontano. Trust climb set. Forse questo sei. 2000 feet, no. Autopilot 1. Toronto City. Ah, qua. Vedi? Bellissimo. Però questo aereo non va bene. Antonio! Dimmi. Ce l'hai 2 secondi? Certo. Vieni in condivisione. Per bacchettare, sappi. No. Ti ricordi quando ti avevo fatto vedere l'ultima volta dell'atterraggio? Sì. Uè. Aspetta, però, che non c'è l'audio. L'ho mutato. Mi sente? Sì. 30. 20. Retard. No. 10. Oddio. 5. Che dici? Va meglio stavolta. Buono. Il problema è che vedi, io, cioè, fai sempre. Ora non è che cerchi il batter, però ti aspetti sempre di aver fatto un po' quel pochino di meno. E comunque era un 149. Non so, magari era un perfect per noi, non lo so. Ma però... 149 va bene, va benissimo. Però non... anzi, sembra sempre meno. Anzi, non devi neanche andare troppo, perché io ho fatto un 99 ma ho tolto 10 punti. Questo guarda, invece l'arrivo laggiù. Ma sai cosa mi sono scaricato che è molto figo? Si è scaricato. Aspetta, vedere. Questo qua è perfetto, cacchio. Sei anche nell'aiming point. Spoilers. Traverse screen.
Allora, SimToolKit Pro, SimToolKit Pro, dopo l'atterraggio, ti fa un report. A questo punto noi abbiamo da fare due cosette. Ma sono default? Ma vorrei rompo? Ti dà un report SimToolKit Pro, ti fa vedere il punto di contatto sulla pista. Ah, sì, sì. Dov'è l'orario? Però va, vorrei dire Gibin. Ti lamenti, cazzo, vieni a usare il mio P3D allora, a 12 fps. Ma cosa? Senza. Ma cosa? Minchia. Quello è tutto grasso che cola. No, minchia, non li faccio io 12 fps, cosa ci hai messo? Terror 176 direct Packot. Guarda che c'è qui che spettacolo. Non mi dite il perché è tutto al buio di dentro, non lo so, però va bene. Ok. Allora, carichiamo giusto due foto su Ita Screenshot, va? Ma... Toronto! Sei Toronto! E chi è che cerca di parlare? Andiamo a New York City. Di New York, GB, in verità ho scaricato una specie di fix per quelle luci. Tu ti ricordi? No, non c'eri forse quando mi lamentati quelle luci. C'eri? No, non c'eri. Allora, io vorrei andare a New York a la guardia. No, l'altro aeroporto, aspetta. JFK. No, mi sembra che sono... Aspetta, andiamo qui. C'ha tre aeroporti, se non sbaglio. C'ha coso lì, aspetta. Quello del New Jersey. Che cazzo? No, vabbè, la guardia, sì, con quella vedere. La guardia. Sto atterrando, ragazzi. Bello. Dai. Andiamo Stefano Nardone. Io arrivo. Stefano, no, Riccardo Nardo, Nardone, non proprio. E con questo, Andrea, che cosa vuoi dirci? Niente. Okay. Ora è arrestato, però. Ah, ecco. Qualcosa ci voleva dire, L'abbiamo rubato alla banca. Pega, ha chiuso tutto. Mica parto io e chiude tutto, ragazzi. Che due palle, però, Hai voluto andare sui VAO perché mancava il controllori? C'ha minchia, arrivo io e chiudono, ma secondo me l'hanno fatto. Lo fanno opposto. Non abbiamo la sera perché sono le 7:30, faccio alle 9 di sera. Trovi la caciara. Ma infatti adesso sono tutti a mangiare, tutti con i piedi sotto la tavola sono. Cos'hai? Vento attraverso? Finché tengono i piedi sotto il tavolo va anche bene. Cos'hai? Vento al traverso, Stefa? No, sono andato a scatti, non sto capendo il motivo. Ma io a corto finale a Roma mi trovo 30 nodi davanti e poco dopo tipo 10. Mi ero preparato il config tree e poi ci sono rimasto. Flight Simulator, vero? No. No, ok. Ma no, perché sento solo bene su questo modo in atterraggio. Il vento cambia l'intensità. Non so a che velocità sto andando perché non si sa per quale motivo ho tutto spento. Ma premi CTRL A. No, il motore è acceso, non è quello. Ma penso ma che premi ci saremo. CTRL A, certo tu. Mamma mia. Nel dubbio. Controllo qualità. Nel dubbio premi CTRL A. Mamma mia, serio, come sta facendo? Beh, in effetti forse su alto ho esagerato un po', no? Vabbè, su ultra, scusa. Beh, secondo me sì, dai. Me l'avete trovato l'atterraggio? Ah, non l'ho visto, cavolo! Rifallo, fai ancora un... Sì. Fai ancora un round. Scusa, non l'abbiamo visto? Oh, raga. Anche tu che non ce lo dici.
È scritto nella carta: if your friend don't see the landing, please go around. My doesn't, sì, ma vabbè. Doesn't. Vabbè, ma verbi e controverbi che non noi, siamo. Noi non parliamo né l'italiano, figura di l'inglese. Sapevo io. Ma che cazzo è la foresta amazzonica a Times Square? Quella è la Grand Central Park. Sì, ma no, con gli alberi altri 3 metri. Vieni da là, ma che cazzo è? Su io leggenda, su io leggenda, la I am legend, cos'è? No, come si chiama? Ah, vabbè, può essere che così, aspetta, no, vabbè. Potrebbe anche stare, aspetta. Mamma mia, guarda che roba. Noi si lamenta, e si lamenta. Oddio, in effetti è un po' troppo. No, beh, no, è giusto, dai. Dai, che c'è. Cioè, tu immagini, cioè, guarda che roba che hanno costruito a New York, il Grand Central Park, eh? Proprio guarda quanta città c'è e il verde. Ma ci avrebbero fatto qua 4-5 centri commerciali anziché il Central Park. Ora vorrei capire una cosa: tab, orario, no, vediamo se si illumina come dico io. Oh, yeah, baby, non proprio, però meglio di prima, sicuramente. Ma cos'è P3D questo? No, questo fosse P3D, minchia, non so, P3D. Non ho mai visto quel tab. Cos'è quel tab? Quello questo? È quello del flow. Ora adesso tu, Andrea, mi spieghi cosa c'hai contro P3D. No, dimmi. No, vabbè, se c'è avesse sta grafica di nel terreno, parliamo. Bank angle, bank angle, bank angle, bank angle, bank angle. Ma che bank angle, oh? Qua noi facciamo anche i 380. Noi 360, i 380 facciamo anche. Bank angle, bank angle. Don't sink. Time square, guardare. Don't sink. Non ammalarti, don't sink. Allora, guarda qui. Don't sink. Sandokan. Don't sink. Guarda, skyscraper, skyscraper, pull up, skyscraper, pull up. Salire. Ci avete visto in dagina d'altra cosa? Skyscraper. Terreno. Dio santo, terreno, Bene, sì. Sì, perché vorresti grattacieli più illuminati? Perché porca della mana Eva, sembrano troppo poco illuminati. Sono la parte più illuminata. Invece guarda che c'è qui. Cioè, sembra la parte più morta della città, pure qua. Cosa c'è qui? Dove sono le Twin Tower? Non ci sono. No, le Twin Tower... Sono le torri gemelle, le Twin Tower? Vabbè. Sì, è giusto che non ci siano. Vabbè. Cos'è che ha detto? Questa me la son persa. Le Twin Tower, pensavo dove era... sono le Twin Tower? Pensavo che erano. Vabbè, e comunque c'è Ground Zero, ci dovrebbe essere Ground Zero però. Ma dove? Qua o vicino? Cazzo, sì. Vicino? Ah. Ok. Andiamo alla Casa Bianca. Ragazzi, però io non mi stanco di dirlo, mi raccomando, quando avete 2 minutini a tempo perso, popoliamoli sti social, mettete foto, caricate. Sì, ora metto qualcuno. Scusate, guardate un attimo la mia streaming. A chi devo seguire della ground? Quello davanti o quello di dietro? C'ho due. Beh, oddio. Basta che si mettono d'accordo. È la Casa Bianca? Ground Zero. Sa dov'è Ground Zero? Vediamo. Ragazzuoli, io vi lascio, ci vediamo magari domani. Buonanotte. Ciao Stefano, buonanotte. Buonanotte a voi, grazie. Ciao. Perché diciamo buonanotte alle 8? Che non lo rivedi.
Ah, vero. Ground Zero sarà qui, non so ora di preciso. Buona strano solo quando lo dice a Cristiano, non so come mai. Eh sì, è vero. Buonasera. Chi è? Mastrolino. Nicola. Mastrolino. L'avevo riconosciuto. Che cazzo di palazzo è questo? Che sembra un pene. Come prego? Aspetta. Andrea, you have an even manager. Infatti, come ha fatto a diventare even manager? Sono diventato event manager, ma non lo sapevo. Mamma mia, che organizzazione. No, l'ho notato prima dal Discord. Allora, devo dire che io mi sono fatto il sonnellino pomeridiano, mi sono svegliato e mi sono trovato con la visualizzazione di altre chat. Anche io. Quindi prima ho detto, oddio. Che è Ground Zero? Vabbè, prima non era qua Ground Zero, dai. Sì, a Central Park, però. Vabbè, Nicola. Hai qualcosa da fare in questo momento? No, niente. Allora, vai a mettere il like alle foto di Instagram. Oddio. Scusate. È una tosse. Non so se era una tosse o una risata. Indagherò. Infatti. Indagherò. No, perché... Non va assolutamente bene, Andrea. Stiamo per scandare sul Big Bang. Mi fermi. Questa comportamentazione. Bella la foto. Emirates 614 Heavy, ready for push and start. Ho fatto 9 ore di volo, Nicole. Questa sunspotting whiteboard, questa roba qui, sì? Push and start approve on Zulu, che ne c'è un'altra. Sì, però non con la mia pagina. Sono un coglione. Aspetta, mi tenete su Ultra, è proprio 614. Ti faccio vedere, Diego. Mi dico, Nick, ma sei a casa? Sì, sono tornato, ma stasera ho un impegno. Non posso. Domani ci sono, però. Domani confermato. Oddio. Voliamo domani. Ah, ma tu dai, vabbè, ma è il long haul da fare, vabbè. Guarda qui, Diego. Guarda il Big Ben. Il Big Ben. Vai, vedi? Dove sta il Big Ben, Andre? Central Park. Guarda. Quell'orologio. Sebbene sta al Central Park, beh. Il Big Ben. Dove sta il Big Ben? Perché non è Central Park il Big Ben. Mamma mia. Bravo, Andre. Beata ignoranza. No. Questo è New York. Sì. Non riesce a trovare, vuole trovare Ground Zero ma non ci riesce. Allora, eccola. Fermo. Aspetta, non è qua Ground Zero. Mettimi, fammi vedere dove sta il World Trade Center. Come? Il World Trade Center, il nuovo, dove sta? Quello nuovo? Sì. Bank angle. Ground Zero. Non è questo? Aspetta. Sì, aspetta. Questo. Cioè, ma quello è questo? No. Cos'è strano? Skyscraper. Non guardare nulla dentro, che è meglio che non guardi. Pull up, skyscraper. Pull up. Si chiama Nathan? Sì. Ma mi metti giorno? Cosa sono quei due parallelepipedi che si... Non lo so, due peni, infatti questo è due peni. Ma che cosa sono due peni questi? Ah, ok. Skyscraper! Non è subito 11. Ma che è? Esistono questi grattacieli qui? Va... Comunque. Ma quello è cosa? Quello è stato... Girati, vai... Capito? Dove? Vai Andrea, vai lì. Gira. Stop. Dritto così. Vai dritto verso la... La. Bello, non funziona. Non so perché mi è partito così.
Big Bang era in fondo la Casa Bianca, dobbiamo vedere questo cos'è. Aspetta, non credo, che hai detto? Vai a Campidoglio, vai a Washington. La Casa Bianca. La Casa Bianca? A New York. Washington DC. Per cosa sta DC, Andre? L'ho già fatto. Dopo Cristo, vabbè. Sembra. Sì, sì. Perché non c'è il... Questo è lo stadio del Venezia. Ah, ma eccolo! Aspetta, girati, è crollato. DC sta per Direct Current, ovviamente. Che cazzo è? Direi altro, ma... Oddio! Ma può essere che aspetta, questo ecco, è vero. Ecco perché. Ecco perché non vedi. Oh, girati, eccolo. Girati, girati. Dove? A destra. Non con ma chi è che ha messo quello con l'edificio in mezzo al mare? Ma dov'è? Vorrei annunciarti, Andrea, che il tuo scenario è completamente buggato. Doveva esserci il ponte di Ah, ponte Brooklyn c'è. Sì, ma hai visto che ci sono i pilastri. Guarda, non c'è nulla. No. Aspetta, che dici? Eccola, è là sotto, l'ho visto là sotto, Ground Zero. Dov'è? Eccola là, vedi? Ah, questo qui. Freedom. Questa sì. Destra è Freedom. Sotto c'è Ground Zero, però vedi che il ponte... Ma è questo, il ponte di Brooklyn, questo. Cioè, girati a sinistra. Oddio. No, quelli là sono i ponti, due ponti di Brooklyn, aspetta. Mi fai vedere a sinistra. Ponti di Brooklyn, ce ne stanno tanti. Guarda. Questi pilastri senza il ponte, che cosa sono? Che cazzo è quella roba? Ma non penso sia questo il ponte di Brooklyn. No, lo so che non è Brooklyn, ma che cazzo. Dai, dove attaccano le navi. No, qua sai cos'è. Ah, pensavo fosse che mancasse il ponte. Ah. No, qua secondo me sono dei pilastri veramente di un ponte. Che magari poi lo hanno... Non lo so. Costruzione, che cazzo è? Non so che cazzo sia. Non ne ho idea, vabbè. Vabbè, vai a Ground Zero, vai, parcheggiati a Ground Zero. A Ground Zero? Vai. Vado 19 gennaio 2023, raga. Madonna, sta stallando pull, mamma mia. Devo andare a Ground Zero, a parcheggiarmi. Get down. Ma, shush. Non so, curioso di capire dove atterra. Non ti preoccupare, ho giocato così tanto a GTA. Sei in develop mode? No. Ok, no, per evitare l'incidente, il crash del coso, almeno ti parcheggiavi. Mettile in develop mode, almeno. Però facciamo. Vabbè. Maron. Chiedo troppo. Andrea, spingi i motori, fai il Ctrl Shift F1. Se sei un vero pilota lo te la parcheggeresti bene. Sono atterrato. Ah, ok, no, ha tolto i danni, meglio. Beh, vorrei dire. Sì, ma hai usato il parcheggio sotterraneo. Però, siccome sono un po' stronzo. Un po'. Dai. Che cazzo è? Cazzo è quella? Che cazzo è? Bronzino. Allora, quella c'è davvero, ma non mi sembra che sia così. Sembra. E il monumento... Ah no, scusa, non è quello. E questo è Ground Zero? Sì, sì, no, no, ma il monumento dell'11 settembre. Sì, qua sotto. Sì, ma questo è Ground Zero il 12 settembre sì. 2001, no? Questo no. È Ground Zero, vedi? C'è la fondana. Sì, che bello quello, guarda che bello si è buggato. Voglio capire se è veramente il ponte di Brooklyn quel pezzo lì. No, no, adesso è una coglionata, dai, è un pezzo che... Però... Android 614, non è il Brooklyn, magari, ma... Fammi vedere... Questo è il ponte di Brooklyn. Quello è Brooklyn. Sì. Non è che quell'altra cosa... Vedi che...
È quello della forse è quello della metropolitana. Ah no, passa le macchine, ok. Campidoglio non è mica in Francia. Non torna il meter qua. Non torna un cazzo sto meter. Finale 28 il Pegaso 5-1.
È una Casa Bianca. Washington. Allora, bella della ricezione quanto, della radio. Il coso, il Pentagono. Il Pentagono. L'ottagono non c'è? Con il cellulare è morte bomba. Perché si chiama cioè, Pentagono, Andrea? Perché è pentagonale. Cioè? È un pentagono. Cioè? A forma di pentagono. Cioè? Che ha 20 lati. Penta. Ma sto coso fa due nodi Diego. Diego, ma manco le consegno con Amazon si può fare questo coso. Stai tre mesi. Non è forte, perché vedi tu, allora vedi quello che fa. Ok. No? Ma un cazzo infatti rimane solo così. Gira iniziano tipo, vedi? Per fare una rotazione completa sul. Ma lo vendono veramente sto scempio qui o. Un progetto, no, mi sembra che. Funzionerà meglio in real di sto simulatore. Sì, ma sicuramente. Ecco, guarda, è una bratta con le ali, però. Dove cazzo è il Pentagono? A parte gli scherzi. Ma perché poi hanno scelto Washington e non in America? E non? New York come capitale. Spettacolo. Ho vinto di un punto. Ah, ok. Aspetta un secondo, quello del cellulare. Fatto il referendum. Che cretino. Ha vinto di un punto. Siri, stop. Che tanto vado? Niente, voglio che mi risponda come fa un Alexa normale invece di rimandarmi le informazioni su iPhone, cazzo. Minchia, quanto è limitato Siri su Madonna. Vediamo un po'. Tu dove vai? No, però c'è una spiegazione sul, ora, a parte gli scherzi, sul perché Washington e non New York. Per il discorso degli schiavi. Cioè, sì. Al tempo, quando fu fatto, una parte degli americani voleva che la capitale si trovasse negli stati del nord. Quelli che avevano vinto la guerra contro gli schiavi, eccetera. E poi invece c'erano quelli del sud che volevano invece che la capitale fosse in un posto favorevole alle minoranze, eccetera, eccetera. E quindi il governo arrivò a questo compromesso, c'è proprio un trattato e lo stabilire così. E che bella pista d'atterraggio lì, una strada della Madonna. Infatti in America non stanno piantando il motore tipo dei posti sperduti e atterrano sulle highway. In America hanno, America hanno gli alternati come Hyde. No. No. No, no, se vuole il Pentagono io lo New York climbing on Unicorn, thank you very much for your service. I'll see you next time. Ma non è il World Update America, USA, no? L'hai installato, Dio? Ciao a tutti. Sembra di questo stadio, me lo aspettavo molto meglio. Vabbè, se voi dovete siete forse non è uno stadio importante. Oh, ma sto cazzo. C'è pure vento traverso. Andrea, hai pianificato il volo? No. Ma chi sta parlando? Là al di là. Ma stai parlando con noi, mi sa che volevi mettere la video. Stai parlando con noi? No. Grazie. Tarrà sopra quella macchina rossa e dopo aspetta. Ma no, invece sì, eccolo. Ciao Andrea. Wow.
Ma dove stai andando fuori? Ma stai andando fuori a cena perché... Cioè... No, sto facendo una cosa, aspetta. Ok, so, ma perché la maglietta... Ma perché la tua maglietta è tutta brillantini? È vero! Glitter c'hai, che cazzo? C'hai glitter addosso. C'è il papi. Cazzo è? Mutande. Mutande? Che belle. Sto cercando, dov'è lì? Te lo comando il climatizzatore. Ah, ecco, dentro le mutande. Perché tu hai caldo, Andrea? Mi sto accendendo l'area a pompa di calore. Cristo, ma dov'è? Ah, ecco. Dov'è il gatto? Facci vedere il gatto. Era? Allora, ragazzi, siamo quasi al top of descent. Abbiamo impostato il simulatore per la discesa, cioè meglio, abbiamo impostato MCDU per la discesa. Purtroppo abbiamo trovato una discrepanza tra il QNH che mi applica Rex e il QNH che mi applica il Metar di Phoenix. Non so perché. Chissà perché. Vabbè, comunque, dato che il meteo viene applicato da Rex, al momento Rex ci dice che a Roma abbiamo 0206 nodi, variabile 350050, quindi praticamente da nord, quindi pista 3-4, cavo K 5 gradi, con H 1006, quindi 5 gradi 1006, 0206 nodi. Transition level ho messo 75 e 206 è la minima. Ok. Allora, dalle carte ci siamo scelti, ovviamente non avendo controllo, io mi sono spostato qui su questo network perché c'era controllo, ma arrivo io e il controllo se ne va, ma vabbè, a parte quello. Allora, quindi facciamo una latina 3 Romeo arrival, quindi praticamente vol di latina fino a Ratir. Non abbiamo constraint, anzi no, massimo 120 for Roman direction entry, maximum 80 for on track entry. Dov'è questo 1 qui? Ok, quindi in caso di nella holding, va bene. Ok. Thank you.
Ok, 100. Ok, starting descending. Cabin should start to descend as well. Ok, cabin is descending. Ok. Bei voletti oggi, eh. Bene, ci siamo. Qui c'è Roma. Ok, configuriamo gli EFIS per l'atterraggio.
Cioè, level 200, cabin is descending, perfetto. Possiamo scendere fino a 3500 piedi. NH1006. Tanto non c'è traffico, quindi ce lo governiamo un po' noi. Ok. Six zero. Seatbelts on. Allora, atterriamo con 3, 2, 3, 58 e 7. Ce lo fa cambiare, va bene. 58 e 7. L'auto brake idle, non reverse, auto throttle on, flap 3 va più che bene, perfetto. Facciamo un flap 3 approach. Ok, conf 3. Perfetto. E lo autobreak.
da un traffico praticamente a terra. Ah sì, è un VFR. Partito da pratica di mare, va bene. Ci sono delle nuvole, ma si vede attraverso, quindi si vede attraverso, cioè si vede attraverso le nuvole, quindi nessun problema. Allora, la minima era 230. Per sicurezza, dai. DMA alive. Speed check, flaps 1. Fiumicino traffic, ITAR 1726 on base for LS runway 34 right, Fiumicino traffic. Siamo altissimi e velocissimi. Flaps 2. Speed check flaps 2. Siamo troppo alti. Ok, dobbiamo intercettare glide slope dall'alto. Gear down.
Lo so, siamo arrivati un po' lunghi. Flaps full. Flaps 3, scusate. Missed approach 2000. Close loop and localizer. Qua ci siamo dimenticati tutto. Engine off. Boh, abbiamo recuperato, va bene. Fiumicino traffic da 1726, establish LS runway 34 right, Fiumicino traffic. Have control. 1000. Allora 140, esatto, circa 700, va bene, perfetto. Hundred above. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5.
mi era rimasto un engine antifreeze. Bene, quando abbiamo fatto 172, non male, non male. Fatto un po' di clean up. Che sta atterrando qui, sembra un po' bassino però. Vicino traffic, Italo 355, establish on glide slope runway 34 right. Allora, è più available, 2 minuti e 43. Engine number 2. Cut off.
Come si sente che spinge solo un motore? Mi sembra di stare su uno slippery high. Slippery runway, caspita, slippery taxi. Abbiamo mancato Eco Golf, vabbè, non è un problema, facciamo Eco Alfa e ci ributtiamo dentro. Ah no, hotel, questa qui. Infatti, strano sta. Come fa a essere hotel quello? Mazza ragazzi, si vede che sto iniziando ad essere stanco, eh. Che... Meglio che non dico niente. E ho tutta la giornata in volo. Sembro un newbie. Sembro un newbie. Stanchezza, stanchezza, molta stanchezza, vabbè. Gate 411. Dovrebbe essere questo qui. Se non ricordo male. Eccolo lì che ci sta aspettando. Centriamo qua dentro.
Parking brake set. Throttle idle. Engine 1. EP1, perfetto. Engine 1 cut out. Electric pump. Yellow off. Beacon off. Seatbelts off. Bene signori, io inizio a essere veramente molto stanco, non so voi, ma oggi tre voletti tutto il pomeriggio, poi impostato tutto il mattino, è stato abbastanza pesante. E so che l'ultimo video, insomma, siamo stati solo qui a vedere il volo, ma spero vi sia piaciuto lo stesso, almeno per l'arrivo, insomma, per l'atterraggio. Prossimi video stasera non penso di sicuro, probabilmente domani, anzi sicuramente domani. E come sempre grazie per avermi seguito, grazie per essere stati in compagnia e come sempre, se avete proposte su volo o qualcosa che vogliamo fare in volo insieme, fatemelo sapere. E non dimenticatevi, se avete voglia e se vi piace anche voi il mondo dell'aviazione, di collegarvi e iscrivervi alla, diciamo, alla nostra compagnia. I dettagli li trovate nel mio profilo itairwaysvirtual.com. Grazie mille, buona serata, buon appetito, perché è ora di cena, direi che è arrivato l'orario. Che dire, ciao a tutti, alla prossima.